complimenti perché avete disputato una gara, oserei dire, quasi perfetta, nemmeno una sbavatura con Stefano Coco che almeno sulle uscite si è fatto vedere, ma insomma poche le azioni offensive aquilane. Sì, se ripercorro un po' la partita, ecco, l'unica cosa che mi viene in mente sono dei cross dove è stato bravo Coco ad uscire in presa ed alleggerirsi un po' la difesa, quindi per quanto riguarda occasioni da gol non mi risultano, c'è stata normale un po' di pressione in aria alla fine, ma ci sta, quindi secondo me oggi la Samb ha disputato una grande partita. Una partita da grande, soprattutto da capolista, la maturità giusta anche e soprattutto nella gestione dei tempi e dello sforzo fisico, perché quando l'Aquila ha cercato di prendere il pallino del gioco in mano, voi l'avete aspettata, vi siete anche un po', tra virgolette, riposati sportivamente parlando, ma la linea Maginot rosso-blu marchigiana non è stata mai superata. No, diciamo che in settimana aleggiava un po' di preoccupazione per quanto riguardano le squalifiche, gli infortuni, però questo un po' all'esterno. Noi dall'interno avevamo piena convinzione, piena sicurezza che chi avrebbe giocato avrebbe disputato una grande partita, perché questa è la Samb, né? La Samb è una squadra tosta che si sta dimostrando una squadra forte perché è capace di gestire anche i momenti della partita. Oggi dico una partita quasi perfetta, ma per il semplice motivo che gestendo un po' meglio un paio di ripartenze si poteva fare il terzo gol. Se no, per quanto riguarda nell'arco dei 90 minuti, io credo che la Samb ha fatto gol quando doveva far gol, ha difeso quando doveva difendere, ha lasciato palleggiare l'Aquila quando doveva lasciarla palleggiare, perché non era una gara a chi palleggia di più, perché noi se vogliamo siamo capaci di palleggiare, però non serviva e il risultato poi è stato dalla nostra parte. Mister Arrigoni, elemento insostituibile per una sapienza calcistica sopra la norma, non solo tecnica ma appunto a livello mentale e psicologico. Le chiedo però, non parliamo degli assenti, ma questa squadra ha dimostrato di avere anche tra le riserve giocatori importanti. Sì, diciamo che parlando di Andrea sfondiamo una porta aperta, perché Andrea è un professionista a 360 gradi, un giocatore forte che in questa categoria sta dimostrando di fare la differenza, quindi ce lo teniamo stretto, ce lo coccoliamo perché per noi è un giocatore molto molto importante. Però sappiamo anche che la rosa della Samb ci mette a disposizione giocatori che sono meritevoli di fiducia e lo stanno dimostrando. Ogni volta che uno viene chiamato in causa si fa trovare pronto e questo è importante per il cammino della squadra. Mister, possiamo dire da questo momento che forse è l'unica favorita alla vittoria finale la San Benedettese, o è solo una squadra forte? Perché sminuisce i suoi ragazzi? No, non si tratta di sminuire, si tratta di essere alla 13ª di campionato. Però lo possiamo ufficializzare, diciamo, dopo il match di oggi. Diciamo che del match di oggi, e io ci metto anche quello di settimana scorsa, perché comunque andare a giocare a Chieti e fare quel tipo di partita dopo essere stati in svantaggio non era facile, quindi dico che in questo campionato noi stiamo belli dritti a testa alta e guardiamo in avanti. Sono le altre ad oggi che devono preoccuparsi di correrci dietro.